Il tremore essenziale è una patologia neurologica che coinvolge circa 100-200.000 pazienti in Italia. Il tremore essenziale è caratterizzato da un tremore che esordisce spesso in età giovanile e col passare degli anni diventa così invalidante in attività come lo scrivere, il mangiare, il bere, che il paziente necessita di trattamento prima farmacologico e poi talora neurochirurgico, e determina anche un impatto nei contatti sociali e vergogna e disagio per il paziente. Purtroppo i farmaci per questa patologia sono disponibili, ma diventano scarsamente efficaci col tempo. Da qualche anno è disponibile una metodica neurochirurgica funzionale mini-invasiva che si chiama ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica nucleare, che permette di ridurre il tremore essenziale del 70-80%, dati documentati anche da un recente studio e da una revisione sistematica pubblicata nel nostro dipartimento. E Verona è uno dei 5 centri italiani che ha questa metodica in Italia. La metodica che utilizziamo per il trattamento del tremore essenziale si avvale della compartecipazione della risonanza magnetica e degli ultrasuoni. Permette quindi di ottenere dei risultati positivi senza aprire il cranio, senza lesionare la cute e posizionando solo un casco sulla testa del paziente per bloccarne il movimento. La risonanza magnetica ci permette di essere precisi nel punto in cui facciamo il trattamento. Gli ultrasuoni sono quelli che invece ci forniscono l'energia per ottenere il trattamento. La procedura dura massimo 3 ore, durante le quali il paziente entra ed esce dalla risonanza magnetica in maniera tale da somministrare l'energia quando entra in risonanza e di valutare l'effetto sul tremore e l'assenza di effetti collaterali nel momento in cui il paziente viene portato fuori. L'ultima novità in ambito di trattamento con ultrasuoni focalizzati è la possibilità di trattare il tremore essenziale con una talamotomia bilaterale in 2 tempi, quindi a distanza di 9 mesi il primo intervento dal secondo. I risultati preliminari mostrano un ottimo profilo di sicurezza ed efficacia con un guadagno in qualità di vita anche dopo il secondo intervento. L'altra grande novità è la possibilità di trattare in casi selezionati anche i sintomi motori della malattia di Parkinson. In questi casi finora l'approvazione vale per il trattamento unilaterale, anche se sono in corso studi per valutare la sicurezza nel trattamento bilaterale. Infine, l'ultima indicazione in ambito neurologico è la possibilità di trattare il dolore neuropatico farmacoresistente con una talamotomia, una metodica che si è rivelata essere sicura in questi ultimi anni e la cui effettiva efficacia è in corso di definizione tramite trial clinici randomizzati controllati con procedura simulata.